sportivi, buon pomeriggio, benvenuti al comunale Colle Vaccaro di Colli del Tronto. Quest'oggi va in scena la 21esima giornata del campionato di Eccellenza Marche con i padroni di casa dell'Azzurra Colli che ospitano la Maceratese. Azzurra Colli in completo interamente azzurro, mentre la Maceratese con la tradizionale divisa biancorossa. Questa volta il calcio inizio è buono e allora si può partire, è iniziata Azzurra Colli Maceratese. Attenzione qui a Tortelli che recupera un bel pallone, poi lascia partire la conclusione, subito Maceratese che si affaccia in avanti, ancora Di Ruocco, va da Mancini, Mancini prova anche lui la conclusione con Fazzini che si appoggia al proprio compagno che lascia partire una conclusione bloccata senza particolari problemi da Gagliardini. Petrucci prova a trovare un bel corridoio per Canestrelli che poi alza troppo sopra la traversa, fischio dell'arbitro, parte Di Ruocco, pallone che si abbassa ma non a sufficienza, pallone verso Massei che prova il destro, pallone raccolto, impresa sicura da Scartozzi, tutti all'interno dell'area di rigore, rimane all'indietro solo Vallorani. Il cross sul primo palo e arriva il vantaggio dell'Azzurra Colli con Capitan Filipponi. È arrivato in anticipo sul primo palo e ha battuto Gagliardini su un calcio d'angolo insidioso. Svettato più in alto di tutti il roccioso centrale dell'Azzurra Colli e allora esulta il Colle Vaccaro perché al 22esimo minuto Azzurra Colli ha sbloccato il punteggio con Filipponi. Ha rimesso in gioco la Maceratese con Mancini, il cross però è debole e viene in qualche modo respinto dalla difesa dell'Azzurra Colli. Pronto Perri sul punto di battuta, parte Perri col destro, pallone che ancora una volta non si abbassa a sufficienza. Arriva il duplice fischio da parte del signor Lattuga che manda le squadre negli spogliatoi con l'Azzurra Colli in vantaggio per 1-0 sulla Maceratese. E si riparte allora col primo pallone della ripresa giocato dalla Maceratese. Salgono come al solito i saltatori in maglia azzurra, ci sono anche Aliffi e Filipponi all'interno dell'area di rigore. Il cross messo fuori dove arriva Gabrielli, Gabrielli la conclusione alta sopra la traversa. C'è spazio sulla destra per Iulitti che va al traversone in aria verso Mancini che si gira, Mancini il del sinistro che però finisce alto sopra la traversa. La concentrazione di D'Ercole, il fischio dell'arbitro, parte D'Ercole col sinistro, pallone però alto sopra la traversa, mister Morelli dare indicazioni alla propria squadra. Qui Sensi commette un gravissimo errore e spalanca la porta a Filiaggi che qui però non riesce a trovare il gol del raddoppio, ma qui Sensi ha commesso un errore gravissimo, non ne ha approfittato Filiaggi. Qui si lotta al limite dell'area, Damiano finisce a terra, poi Massei riesce a crossare D'Ercole, spara alto sopra la traversa, era tutto solo all'interno dell'area di rigore D'Ercole, forse l'occasione più ghiotta di questo secondo tempo per la Maceratese. D'Ercole rientra sul sinistro, il cross sul secondo palo, il colpo di testa da parte di Strano che però non è riuscito a dare abbastanza forza al suo tentativo. Si torna da D'Ercole, adesso cercato con insistenza dai compagni, il cross di D'Ercole, Mancini non arriva all'appuntamento col gol, ma ancora Maceratese in avanti con Luciani, altro cross, questa volta il colpo di testa è proprio di Nando D'Ercole. Adesso ci sono gli applausi di entrambe le tifoserie per Scartozzi e questa è sicuramente una bella immagine per lo sport con Scartozzi a cui auguriamo di riprendersi al più presto da questo infortunio. Tanto entra il numero 12 Castelletti a difendere i pali dell'Azzurra Colli che fa da sponda per Perri, Sensi riesce in qualche modo a tornare da Damiano, poi Strano
ancora la conclusione di Sensi che finisce di pochissimo al lato, chiedono una deviazione i giocatori della Maceratese, deviazione che però non c'è stata secondo il direttore di gara. Allora Perry si gira, la conclusione di Perry, deve intervenire in qualche modo Castelletti, pallone però intercettato da Gabrielli e arriva in questo momento il triplice fischio, colpaccio azzurra Colli che supera la Maceratese qui al Colle Vaccaro per 1-0, decide il gol di Filipponi al 22esimo minuto del primo tempo, gol arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Maceratese torna a assaporare la sconfitta in campionato, sconfitta che mancava dalla partita di Iesi, ci ha provato nel finale a trovare il gol del pareggio la squadra di Dino Pagliari, ma ha trovato di fronte a sé un azzurra Colli che quest'oggi comunque si porta a casa 3 punti fondamentali che le permettono in qualche modo di provare a risalire la classifica. Invece la Maceratese perde una ghiotta occasione per portarsi all'interno della zona playoff e mettere pressione alle ulteriori squadre in corsa per questo obiettivo. Alla fine però decide il colpo di testa di Filipponi e allora dalla voce di Alessandro Vallese dal comunale di Colle Vaccaro per quest'oggi è tutto, vi salutiamo e vi ricordiamo l'appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Filipponi, match winner di questo Maceratese azzurra Colli, siete stati bravi a sbloccare la partita diciamo nel primo tempo indirizzandola a favore vostro, poi bravi anche a difendere questo gol di vantaggio nel secondo tempo. Sì, sicuramente è una vittoria cercata da tanto che ripaga tutto il lavoro che facciamo in settimana. Come dicevo anche a Urbino, non dobbiamo mollare di una virgola, crederci fino alla fine, e penso che oggi questa vittoria ci abbia ripagato anche di tutti i sacrifici che abbiamo fatto da agosto ad oggi. La voglio dedicare alla squadra, allo staff che ogni sera comunque sia, ogni martedì ripartiamo e ci alleniamo sempre meglio in vista poi della domenica per cercare di fare questi maledetti punti che magari ci portano a una salvezza. Ecco, possiamo dire che quest'oggi può iniziare un nuovo campionato per l'Azzurra Colli? Sicuramente oggi inizia un nuovo campionato, dobbiamo prendere tutto il bello di questa partita perché siamo stati squadra, abbiamo lottato su tutte le palle, non abbiamo mollato di un centimetro, quindi ci deve servire da lezione perché secondo me se ripartiamo da oggi qualche soddisfazione ce la togliamo. Ecco, il gol diciamo da difensore non è proprio che capita tutti i giorni, però ecco, sei stato bravo in quell'occasione. Ma il gol ad oggi chi segna segna, importante è il gol è per la squadra, perché comunque se lo cerchiamo tanto, lo proviamo anche in allenamento, quindi sinceramente sono contento personalmente, ma sono contento ancora di più per i compagni e per lo staff e per la società, perché ripeto, è una vittoria cercata da tanto e penso che era ora anche per noi di toglierci qualche soddisfazione, di passare una domenica abbastanza tranquilla e di tornare lunedì al campo e lavorare ancora di più, perché non dobbiamo mollare, in vista di domenica prossima. Mister Pagliari, dobbiamo commentare una sconfitta quest'oggi, arrivata contro l'Azzurra Colli, un gol subito da calcio d'angolo che poi diciamo ha un po' indirizzato la partita dalla loro parte. Comunque la Maceratese aveva iniziato molto bene questa partita, poi ovviamente nel finale ci avete provato in tutti i modi, ma purtroppo non è bastato quest'oggi. Ha preso gol sul calcio d'angolo, la situazione una palla inattiva, colpo di testa, hanno vinto la partita, è un campo impossibile, ci abbiamo messo tutto quello che c'era da mettere anche alla fine, tutte situazioni con palloni dentro, calciata fuori, parate qua, è così, ripeto, campo impossibile, chi faceva gol poi sapevamo che sarebbe stato dovuto recuperarlo. Ecco, adesso sicuramente il morale non sarà al massimo, però ecco, bisogna ripartire da questa sconfitta, domenica si torna in campo insomma per tornare a cercare 3 punti. Vabbè, come sempre, questo fa parte del percorso che uno fa, è normale, però ripeto, come prestazione, come impegno, come al solito non gli puoi di niente, ripeto, poi giocare su un campo così devi adattarti subito, l'abbiamo fatto.
abbiamo tirato tantissime volte, siamo rimasti sempre là dentro. Bravi loro a difendersi e a sfruttare l'unica situazione che ci hanno avuto. Mister Morelli, una vittoria importante per l'Azzurra Colli, arrivata contro un avversario prestigioso contro come la Maceratese. Ecco, dicevamo anche con Filipponi, le partite così importanti, no? Trovare il gol su degli episodi, su dei calci piazzati, e voi oggi siete stati bravi in questo. Beh sì, l'ultima partita in casa siamo stati puniti dagli episodi e da calci piazzati. Oggi siamo stati bravi a sfruttarli e niente, complimenti ai ragazzi, a tutti quanti, allo staff, alla società che comunque non ha fatto mai mancare la vicinanza. E una vittoria che ripaga di tante, 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 tante delusioni, soprattutto io parlo per le ultime quattro partite con me, ma anche precedentemente. Quindi niente, è un viatico per far bene, per cercare di lottare fino all'ultima partita. E niente, adesso ci godiamo la vittoria e poi da lunedì siamo di nuovo sul campo per preparare la partita col Chiesa Nuova. Questo è il monito, insomma. Ecco, sicuramente adesso la classifica inizia ad avere un aspetto migliore, la zona playout adesso è molto più vicina, diciamo che con Filipponi può iniziare il nuovo campionato da quest'oggi. Ma guardi, noi ci abbiamo sempre creduto e quindi sicuramente i punti diventano ogni domenica più pesanti e fondamentali per cercare di ambire a questi benedetti playout. Noi sicuramente daremo l'anima su tutti i campi, daremo filo da torcere a tutte e oggi abbiamo dato la dimostrazione, oltre alla voglia di vincere la partita, di essere squadra, di essere cattivi, tenaci su tutti i palloni, e quindi quella deve essere questo deve essere il nostro, insomma, spirito sempre. E adesso sicuramente non abbiamo fatto niente, perché comunque la classifica ancora dice che siamo gli ultimi, e quindi ci rimbocchiamo ancora di più le maniche e domenica prossima sarà un'altra battaglia come questa. Ecco, abbiamo visto uscire in barella Scartozzi, ha subito un brutto infortunio, le chiedo come sta il ragazzo, insomma, se si sa qualcosa. Sì, purtroppo ha preso un brutto colpo al naso che è gonfio, sanguinante, quindi andrà valutato sicuramente con calma. Dispiace, perché poi anche Samuele stava facendo molto bene e purtroppo sono cose che capitano durante le partite. Mi dispiace tanto e lo aspettiamo a braccia aperte, tornerà sicuramente presto.